Perché tutto questo? L'anticomunismo vuoto non è forse paura? Perché si ha paura? Di che cosa? Torniamo al silenzio dei comunisti. Esso è per me un'ossessione, anche se il silenzio non è necessariamente un male. Da esso nasce la parola, cioè la definizione di oggetti, di concetti, di sentimenti, di passioni. Ma nella parola si chiudono i problemi, mentre nel silenzio essi restano aperti. Quante sono le parole condannate dal tempo? Il silenzio invece è una ricerca costante. E io preferisco la ricerca a una conquista fragile di verità. Ma nella vostra esperienza, cari amici, cosa può essere questo silenzio? Forse quello che Freud chiama il lavoro del lutto. Prendo il coraggio a due mani e ti confesso di non essere mai stata pacifista. Se con questo termine si intende chi esclude in ogni caso la necessità e la possibilità del ricorso alle armi. E del resto, chi come me ha vissuto tutta intera l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale pensando che il nazismo e il fascismo avrebbero potuto essere liquidati solo con la forza delle armi, che ha vissuto quell'esperienza, ha qualche difficoltà a dichiararsi pacifista. Anche tu ricordi del resto che nella tradizione comunista l'uso della forza, il sostegno della giustizia, era non solo consentito ma riconosciuto necessario. E se non sbaglio è Marx che ci ha detto che la violenza è la levatrice della storia. Io dunque non sono mai stata pacifista. Ma sono stata un dirigente, periferico, sempre periferico, dei partigiani della pace. Raccogliemmo milioni di firme perché venisse messa al bando la bomba atomica. Non sta nella pochezza degli uomini quanto nel fatto che la politica non è più il luogo dove si prendono le grandi decisioni. Dove sta la sovranità? Le donne e gli uomini del nostro tempo hanno perso gran parte di quei diritti di cittadinanza che gli erano garantiti dalla sovranità dei vecchi stati nazionali. Chi comanda? Le scelte vere, il comando stanno nelle mani di un potere sovranazionale, gli strumenti sono globali e che si chiamano finanza, controllo delle tecnologie, produzione delle informazioni e delle conoscenze. E i sogni, le speranze, i bisogni degli uomini e delle donne non contano niente. Come si affronta questa enorme questione? Tu, Vittorio, rispondi facendo leva sul mondo delle nuove possibilità. Benissimo. Ma allora non sembri strano che uno come me, nato e vissuto all'interno del maggiore di questi vecchi partiti, quello in cui l'idea della politica era totalizzante, addirittura una scelta di vita, dica che è ormai storicamente necessario inventare nuovi partiti e cambiare questo modo di fare politica.